stesso avevo fatto con quelli che erano qui prima di me. Eccoci qua, quindi qui anche questa è una parte che ho apprezzato. Come vedete, qui ci fa rivedere tutta l'ambientazione del gioco, la prima parte. Tutta qui, il giardino, vi ricordate, le torri, insomma, eccetera eccetera. Qui andiamo avanti, ci fa ci porta anche nell'altra parte, quel labirinto enorme, il castello eccetera. Qui vabbè, anche questa cosa qui del cielo non mi è dispiaciuta, pensavo peggio. E niente ragazzi, qui andiamo avanti ed è finito. Quando l'universo finì, capii che tutte le mie opere erano perdute. Mentre stavo lì a scrutare le tenebre, ripensai a tutto ciò che avevo costruito e lasciato incompiuto. Mi accorsi però di non essere triste. In fondo mi ero divertito a creare quelle cose e non avevo alcun rimorso. E avevo la sensazione che al mio risveglio tutte le mie opere sarebbero state davvero distrutte. A quel punto sei arrivato tu. Non so come sei giunto qui, ma sono lieto di vederti. Ho una cosa per te. Questo pennello non mi serve più. Il mio lavoro è finito. Ora ti appartiene. Spero ti renda felice e che un giorno qualcuno possa dire: è un uomo migliore di suo padre. Quella porta può condurti dovunque tu voglia, ma fai in fretta. Nulla di tutto ciò durerà a lungo. E quella notte, vincendo la stanchezza, Monroe fece una cosa che avrebbe colmato sua madre di felicità. Dipinse. Ed ecco qui, ragazzi. In pratica questa è la fine del gioco, però mancano ancora 3 trofei da prendere. Uno è molto molto semplice, l'altro è la parte più difficile del gioco. Dunque qui andiamo su accessori. Adesso, come vedete, ce l'abbiamo tutti sbloccati. Il radar io ve l'ho fatti prendere tutti, quindi non serve, ma se avete saltato qualcosa, eccolo qui. Il prototipo originale, quello che vi dicevo prima, che vi fa vedere come era ambientata all'inizio, le bozze del gioco. Qui adesso abbiamo il fucile che si usa col triangolo, che ci servirà adesso. La presa che ci servirà insieme al fucile per questo capitolo che andremo a fare. Andiamo capitoli. Adesso dovrei ricordare la nuova crescita, qual è la casa? La casa. Andiamo qui sulla casa. Capitolo 3. Selezioniamo la casa. Eccoci qui. In pratica, per sbloccare 2 trofei, uno è di lanciare uno di questi in aria, insomma, per 15 metri, un altro è di farlo per 30. Noi lo prendiamo, quello che è da fare. Perché non me lo fa prendere? Cosa c'è? C'è qualcosa che non va, ragazzi, non ho capito. Cosa è successo? Accessori. Presa. Allora perché non va? Riproviamo. Lo facciamo questo? Facciamo da qui, proviamo da qui tanto comunque. La stessa cosa, l'importante è che si possa formare uno di quei no, però non era qui. La sala da pranzo era affollata come ai vecchi tempi. Forse sì. C'era profumo di anatra arrosto. Per un attimo mi sentii felice. E all'improvviso mi ritrovai. Arriviamo qui. Intorno a me solo freddo e oscurità. Sentivo la morte avvicinarsi a grandi passi. Qui, se prendete, come vedete, il fucile,
sparate. Vabbè, comunque formiamo uno di questi benedetti. Ecco, lo prendiamo. In pratica lo prendete, lo alzate del tutto. Poi che fate? Premete qui per prendere il fucile. Sparate una volta, quando vedete che è un po' più in alto, sparate un'altra, non più di due, che poi in pratica si distruggerà. Quindi facciamo una volta. Che è successo? Ehi. Ok, riproviamo. C'è qualcosa che non va, ragazzi, riprendiamo. Adesso ho sparato troppe volte. Qui al buio non va bene. Dovrei farlo su quell'altro capitolo. Vediamo se... perché qui al buio non riesco a vedere nulla. Comunque, vabbè, lo prendete stando attenti a sparare, non troppe volte. Lo mettete tutto in aria. Potete anche buttarlo in aria, prendere velocemente il fucile e sparargli due volte, ma un po' più complicato, abbastanza più complicato. Io perlomeno, come vi dicevo, ho fatto così, ho preso, ho messo in aria al massimo, ho preso il fucile, ho sparato e ho fatto, insomma, questo. Proviamo così come l'ho detto prima, l'ho lanciato il fucile, però dovete essere, come avete visto, molto veloce, che poi scapperà. Quindi lanciate fucile due volte, vedete? È andato a 1000 metri, non so dove sarà andato a finire. Eccolo qui che torna. Quindi in un colpo solo prenderete due... prenderete due trofei. Quindi ripeto, prendete in alto al massimo, lanciate, quindi come se sparate la palla, L2 R2, usate quello che vi pare, velocemente fucile due volte. Non sempre funziona, ragazzi, come avete visto, non è che sono... quindi via, potete sparare veloce, quello che sbaglio, va bene. Come avete visto è rivolato non so dove, quindi avete ripreso. Comunque, insomma, avete capito, ragazzi, l'ultimo pezzo. Quindi torniamo indietro, il gioco è finito, avete visto tutto. L'ultimo pezzo da fare, l'ultimo trofeo che ci manca è Minimalist, si chiama. In pratica, anzi, facciamo così, siccome probabilmente sarà un po' lunghetto da fare, perché non è assolutamente facile, sbaglierò sicuramente anche io. Sappiamo qui, quindi il gioco l'abbiamo fatto, vi guardate tutto, il riconoscimento, illustrazioni, tutto quello che volete voi. E buon, quindi manca l'ultimo pezzo e ce lo vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti.